C'era una volta un paese felice, dove tutti vivevano in armonia e serenità. Un bel giorno di aprile, quando tutti i fiori iniziavano a fare capolino tra l'erbetta verde, giunse una carrozza gialla. Dalla carrozza scese una ragazza minuta, dai modi garbati e la voce suadente. Tutti rimasero sorpresi da quell'evento e l'accolsero come una di loro. «Ma chi sarà mai?» si chiese la gente. «Ah, sicuramente una principessa!» disse qualcuno. In verità, quella ragazza era una maga, ma una maga molto speciale, una maga artista. «Mi potreste aiutare, per favore?» disse la maghetta. «Ho bisogno di 17 uomini coraggiosi che mi prestino il loro volto per una mia opera!» Si fecero avanti gli uomini più forti e coraggiosi del paese e uno a uno si fecero fare il calco del viso. Sono Alessandro Zannotti, lavoro da 3 anni in questa azienda con il ruolo di tecnico, pseudotecnico, mi definisco. Mi piace il fai da te, molto molto. Ok, grazie! Hai. Ovviamente Andrea, impiantista. Ok. Signor Carlo Brega, lei che lavoro fa? Fabbro. Claudio Autista. Ok. Emilio Vitti, operaio. Vai. Gianluca Paiella, impiantista. Paladini Giuliano. Capogala. Olè. A posto. Giuseppe Panarello. Fabio. Ah, ti piace questo? Marco Montesi, impiegato. Vescovo di Mariano, responsabile del laboratorio. Mariano, va tutto bene? No, ma dillo pure con parole tue. Palmiro, impiantista. Secondo calco, Paolo, autista. Rosario, minatore, fughino. Rosario, di qualcosa. Non volevo uno scopo. Mi chiamo Feliciottino, lavoro nella cava Bolla della Rosa dal 1972. E svolto la mansione di fuchino. Abbiamo finito. They had a teenage wedding and the old folks wished them well. Una volta asciutti, i calchi furono messi dentro pregiate anfore di cemento che la maga preparò per l'occasione. Ma a cosa ti serviranno? Chiese uno degli uomini. Serviranno a fare la guardia. Come la guardia? E a chi? Ai due amanti della grotta della capra. E così facendo, la maghetta scomparve. Ancora oggi, chi visita quel paesino può ammirare i due amanti abbracciati e la loro capretta, sorvegliati notte e giorno da un esercito di 17 uomini, forti e coraggiosi. Gli uomini della Gola della Rossa.
Cusci? A Cusci. A Cusci? Ci vengo? Bene, va. Sono brava però, parlato. Più veloce. Che ridere. Scusate. Dove? No, a parte gli scherzi, dove gliela volevi dare? Ah, sì. Sta costruendo... Com'è che lo chiamiamo? Dialetto dei Magerala? Ciao Rosario!